Tra le tante tenute del regno di Re Fosco, la più bella è forse Villa Chiozza a Cervignano del Friuli. Qui dimorò Luigi Chiozza, un ingegnoso imprenditore e ricercatore chimico che studiò prima a Parigi e poi a Milano, dove nel 1856 conobbe la nobile udinese Pisana di Prampero. Il loro fu un amore tanto grande quanto sfortunato, poiché nel 1858, dopo appena un anno di matrimonio, la giovane Pisana morì. E Luigi, affranto dal dolore, si ritirò nella villa di famiglia per dedicarsi alla figlioletta e al lavoro. Ma nel 1870 una nuova malattia arrivò a turbare la vita del chimico, quella del Re Fosco. Povero sovrano, che brutta cera aveva! Di colpo era diventato fiacco e grigiastro. E nonostante le mille attenzioni, la sua salute non faceva che peggiorare. Per curarlo, Chiozza chiese aiuto a un vecchio amico conosciuto in Francia, il famoso chimico Louis Pasteur, che subito accorse. I due scienziati trascorsero i giorni e le notti nel laboratorio della villa, tra alambicchi, provette e pozioni d'ogni sorta. E finalmente trovarono la cura per quel morbo insidioso. Fu così che il Re Fosco guarì completamente, riacquistando quel colore intenso, quel profumo inebriante e quel gusto sublime che ancora oggi lo rendono unico.